Eccoci, siamo in diretta. Ciao Nicola, benvenuto Nicola, benvenuti a tutti, benvenuti alla birretta con. Ciao, ciao, grazie. Grazie a te di essere venuto, grazie di essere qui in questo pomeriggio caldo. Oggi qui c'è il sole, lì a Londra, che tempo fa? No, c'è sole anche qua, ma sono sveglio dalle 5 di mattina stamattina, mi sono svegliato con una bella nebbia stile pianura padana, adesso sembra meglio. Ah, vedi, non rimpiangi le tue origini. Bene. Nicola è, come vedete, l'autore di Italian Leather Sofà, che è un blog in ambito finanza, investimenti, che scrivi da qualche anno ormai. 3 anni, forse 3, 4, boh. No, sì, mia Per figlia ha 3 anni e mezzo, quindi forse 4. quanto, ecco, se ascoltavo altre interviste, raccontavi che la passione per la scrittura è sempre stata presente nella tua vita, o comunque anche precedentemente avevi scritto qualche blog, qualche pezzo online. Sì, sono quelle classiche cose che quando le pensi dici, oh, ma cosa ci vogliono 5 minuti a buttarlo giù, questa roba qua. In realtà poi quando la devi scrivere, insomma, porta via ore. Sì, ora per quanto poi voglio dire, a volte io ci penso, dico, ma sì, ma chi se ne frega, cioè, tanto lo leggono talmente poche persone comunque, no, comparate all'universo, che non è, anche se magari metto una virgola sbagliata piuttosto che una parola fuori posto, effettivamente non è che cambi molto, no? Però poi alla fine sì, diventa maniacale la cura. Sì, e poi cioè, il motivo per cui lo faccio non mi ricordo più chi l'ha detto, ma vabbè, ogni post è un biglietto da lotteria, diciamo, perché lo metti fuori e non sai come. Biglietto da lotteria nel senso positivo, perché magari capita che qualcuno che è interessato nel tuo mondo lo prende e da lì cosa nasce cosa. Però ovviamente poi, nel senso, abbiamo tutti una vita e quindi magari Vabbè, può backfire anche. tu giustamente scrivi in inglese, quindi effettivamente è una risonanza, diciamo, molto ampia, potenzialmente ampissima dei tuoi pensieri. Ma magari ci vuoi raccontare qualcosa a questo proposito? Cioè, nel senso, effettivamente sei entrato in contatto con persone che per te interessanti? Ma cioè, è l'inizio quello, secondo me è quello che ti aiuta perché alla fine avendo quello che pensi già fuori ti aiuta a colmare un gap che altrimenti non dovresti con le persone che ti interessano, con cui vorresti parlare. Però per adesso è sempre stata una roba molto un po' random, nel senso come capita, non, cioè l'idea del già il discorso dello scrivere mi porta via talmente tanto tempo che cioè, se lo vedi anche il sito non è che è proprio ottimizzato e quindi cioè, tutto anche la parte SEO non l'ho mai No, no. guardata, cioè proprio è un Substack fatto male, un Substack non fatto su Substack per avere almeno il No. fatto che loro mi curerebbero tutto quello che non è testo, insomma. Sì, no, però il sito è piacevole, comunque è molto pieno di. Cerchi di scrivere un post alla settimana, se non ho letto bene nel male, nelle tue intenzioni, anche se è molto difficile, diciamo, mantenere comunque questa costanza. E vabbè, gli articoli sono molto approfonditi e tecnici su vari temi in realtà, no? Quindi, però tutti girano intorno agli investimenti, alla finanza personale, ma soprattutto, ecco, sulla parte investimenti sono molto focalizzati e ricchi di spunti. Sì, l'idea è quella di scrivere di cose che mi interessano personalmente, per cui non, anche lì non vado a cercare quello che magari, non so, in finanza personale, sai, l'articolo su quali sono le carte di credito migliori o cosa Quelli ti dà faccio la io. carta di Li credito, facevo.
sono delle cose che, cioè, onestamente, se dovessi mettere lì a farlo, e quindi è più una, chiamalo learning in public, no? Cioè, nel senso, quando io c'è qualcosa che mi interessa e approfondisco, e poi dico, beh, magari c'è qualcosa su cui scriverci. Il problema è che poi ci sono tante cose che magari affronto nella mia vita professionale, ma che non posso, di cui non posso parlare, perché poi finisci in una zona grigia che è abbastanza pericolosa. Certo. Purtroppo, perché penso che quello, cioè, l'anonimato totale garantirebbe di parlare di alcune cose che sono comunque interessanti. Se tu non hai, diciamo, non so, ecco, sicuramente se il tuo nome è associato al tuo blog, non, diciamo, un blog è comunque una forma di comunicazione abbastanza, tra virgolette, senza faccia, quindi un po' più anonima rispetto ad altre forme di comunicazione, però diventa comunque un messaggio pubblico. Raccontavi un aneddoto simpatico, no? Non so se vuoi raccontare a tutti, diciamo, delle foto del tuo matrimonio, però magari non lo so, ecco, magari no. Sì, no, è quel lato lì che tu puoi, appunto, mettendo fuori il contenuto, la cosa bella è che magari chiunque può contattarti. Ma poi, una volta che fuori, è fuori, no? È come quando dici lanci il sasso e non sai dove va a finire. Una volta avevo appena cambiato lavoro e quindi organizzi questi meeting con i vari sales team. E quindi questo tizio arriva in ufficio, eravamo io e il mio collega, e lui si era messo a fare della ricerca sui nostri nomi e mi fa: ah, ma sei tu quello che aveva le foto del matrimonio su brides.com? E quindi lì, cioè, il mio collega l'ha sentito, tempo 3 secondi, tutto l'ufficio a googolare le foto del matrimonio. Che poi, appunto, era stata una ragione che non era manco dipendente da noi, perché noi avevamo trovato questa coppia di ragazzi che tra l'altro vivevano qua a Londra per farci la fotografi, e lei aveva detto, per sponsorizzare la sua di iniziativa, aveva mandato le foto e loro avevano deciso di pubblicarla, e quindi aveva fatto tutto lei, no? E io ovviamente ho pensato, Massima, tanto, ma chi cazzo vuoi che lo legge? Che cavolo di rivista, com, eh? Sì. Invece, vabbè, comunque è questo, nel senso, un esempio di come una volta che è fuori, poi sì, quindi non hai un po' più di controllo. Quindi effettivamente poi dopo diventa importante quello che scrivi proprio in quest'ottica, no? Perché comunque le potenziali, cioè le persone che raggiungi potenzialmente sono tantissime, quindi... Bene. Vuoi raccontarci un po' come sei arrivato a Londra e, diciamo, il tuo attuale lavoro, qual è la tua formazione, quanti anni hai, dove sei stato nella tua vita? Ne ho 44 adesso. Sono di Gallarate, vicino a Milano. E sono, ho sempre avuto una passione per la finanza. Ho studiato al Politecnico. Non ho fatto economia e commercio. Ho fatto un master e ho lavorato per un paio d'anni in banca, e poi mi è arrivata questa opportunità di fare il salto, diciamo, dall'altra parte, in tesoreria corporate, e da lì sono partito. Sono stato 6 anni in Lussemburgo, ho fatto 4 anni in Svizzera, e adesso sono 5 anni che sono qua a Londra. Sempre lato corporate, diversi settori, ma sempre legato alla finanza, tesoreria. Quindi alla gestione anche tu una serie di rischi, e che ora infelice sono tutto infamigliato. Ciao Nicola, ci saluta Giorgio. Scusa Giorgio, questa volta ci vabbè, dopo, diciamo che pomeriggio, diciamo che dopo aver mangiato a pranzo la domenica, resta un po'
Ora adesso basta di guardare non... Lecce Cremonese o... Ah, è vero, siamo in competizione con il calcio. La Serie A. Sei tifoso? Sì, dicevi di sì prima, insomma. Sì, tristemente interista. Tristemente interista. Beh, tutti gli interisti un po' condividono questa tristezza di fondo, no? E quindi sei arrivato la croce. A Londra sei da? Da 5 anni. Posso... Bella città, no? Posso chiedere il passaporto adesso. Di fare l'esame, no? Sì, è una roba assurda. Ti fanno fare tipo l'esame di storia, ti chiedono delle cose che... La regina, se è tutto... Vabbè, è un... rientra in tutte le cose che secondo me sono da fuori di testa di questo paese. Londra è fighissima, secondo me è uno dei... cioè non c'è un posto così nel mondo, però purtroppo è in Inghilterra. Cioè questi, anziché fare la Brexit, avrebbero dovuto eliminare Londra dall'Inghilterra e fare una città-stato, qualcosa così. Però no, Londra è... no, mi trovo veramente bene. Poi viviamo a est, che è una zona comunque per come viviamo noi, che è perfetta, comunque multiculturalismo e gente proprio alla mano, non, ovviamente non ha niente a che fare con, non so, i vari Chelsea, Kensington, questo mondo, però no, ci troviamo bene, sì. No, ma è molto bella Londra. Ma com'è cambiata, diciamo, dopo la Brexit? Noti il reale cambiamento? Tanta gente è andata via? O... Ma se sicuramente tanta gente è andata via quando c'è stata la pandemia, perché comunque, adesso non per fare gli stereotipi, però tutti quelli che erano qua a fare il cameriere, il cuoco, quelle cose lì, quando... No, più che altro quando hanno chiuso tutto hanno detto vabbè, certo, sto qua a fare, e quindi sono partiti tutti, e adesso comunque non puoi più tornare indietro, perché uno dei problemi è quello che non... Il personale non lo trovano, immagino, tutti i locali, le cose, o... E infatti non in un sacco di situazioni, vabbè, adesso io lavoro con dentisti, infermieri, cazzi e mazzi, e a me, tipo, se trovo un dentista mi pagano £3,000 se glielo trovo e lo assumono, cioè siamo a questi livelli qua, non è, per tante professioni. Infatti per gli infermieri adesso hanno levato il limite, cioè se tu sei infermiere puoi venire qua come pre-Brexit, insomma. Ok. Però, cioè, tutto il discorso dei... Vabbè, a parte il fatto che le robe che vengono fatte in Europa adesso costano di più, ma poi anche il discorso dei controlli, dei passaporti, è diventato l'ira di Dio. Che vabbè, sostanzialmente è diventato difficile. Siamo un po' chiusa, ecco, mi pare di capire. Sì, cioè, non... Non che gli inglesi fossero mai stati aperti mentalmente, perché poi il discorso è quello, cioè un conto è Londra e un conto è il resto dell'Inghilterra. Io una volta per lavoro sono andato, a parte, cioè 5 anni che sono qua, sono uscito da Londra tipo 4 volte. Una volta sono andato a Liverpool per lavorare, a parte il fatto che non capisci come parlano. No. È impossibile da... cioè mi ricordo ancora, sono arrivato in treno che era tardi, sono andato, ho detto vabbè, cosa faccio, andiamo da McDonald's a mangiare, e non capivo quello che il tizio davanti a me mi diceva, impossibile. E poi è la decrescita infelice, nel senso lo vedi che tutto scende, ma in una maniera brutta. Troppo. Sì, anche perché ciao DR.
Ma io ho una parte della famiglia, c'è la sorella della mia compagna che vive a Blackpool, che è lì vicino tra Liverpool e Manchester, e lì proprio vedi l'Inghilterra vera, che è una roba, cioè, che pensi che, non, che possa esistere solo in un film, no? Perché è una città turistica. Sì, ma Città turistica per turistica, loro, nel senso. turistica per gli inglesi, ma è la roba. No, Non so, una nostra amica che siamo usciti, eravamo con lei a cena ieri, viene secondo me da lì vicino, pure lei, cioè, scappata. siamo un turismo particolare, diciamo. Sono dei posti. Oh, sì, comunque è molto bello. Ma quindi sono in Inghilterra un po' problematica in questo momento, visto che ho fatto un paio di post, se non sbaglio, sulla questione dei fondi pensioni UK. Non so, vuoi raccontare brevemente cosa è successo e perché questa storia non è una storia che è solo inglese, ma può avere, diciamo, qualche valore, qualche valenza un po' per tutti. Ma per tutti, nel senso che è sempre la questione di investimenti a leva, liquidità e hedging, cioè sono questi tre elementi. Il caso inglese è molto particolare perché qua hanno ancora i fondi pensione, tipo quelli che c'erano in Italia prima della riforma Dini, che Certo. studiai all'università, cioè quando che praticamente cioè, qua li chiamano defined benefit, non mi ricordo Sì. nemmeno più come si chiamano in italiano. Comunque, quelli che ti pagano un fisso che dipende da qual era il tuo ultimo stipendio, praticamente. Non dipende Adesso da che quanto tu hai versato. contributivo e retributivo, no? I due È sistemi, quindi retributivo. il retributivo. Quindi Però è gestito dalle società, non dallo Stato. Per cui, a parte il fatto che negli Stati Uniti ha smesso di farlo perché si sono accorti che c'è questa strana tendenza per cui le società falliscono e quindi avere il tuo fondo pensione legato al fatto che la società XY resti in vita è un attimino un concetto che non sta molto in piedi. Comunque, boh, qua lo fanno e continuano a farlo perché poi, appunto, se non altro negli Stati Uniti hanno smesso. Quindi cosa vuol dire? Che il fondo pensione ha una liability che è della durata della tua speranza di vita, quindi sono 30-40 anni. E l'unico modo che tu hai per matchare quella liability con un asset è comprarti delle obbligazioni di Stato, perché poi quello è considerato zero rischio, di pari durata. Certo. Però quelle obbligazioni lì non esistono sul mercato, o comunque non ce ne sono abbastanza per tutti. E quindi quello che avevano provato a fare è di dire: compri praticamente un derivato. Adesso non so nemmeno quanto andare nei dettagli, ma compri un derivato che ti copre il rischio longevità, chiamiamolo così, il rischio della duration. E quindi a quel punto lì, quando hai quel derivato lì, i tuoi asset e liabilities, quando i tassi di interesse si muovono dello stesso modo. Ovviamente questi derivati sono soggetti a margine, per cui quando tu lo fai, tu società XY fai il derivato con una banca, quando il valore del tuo derivato si abbassa e quindi tu hai un debito nel confronto della banca, devi dare dei soldi. Quei soldi sono una garanzia che appunto se tu fai default, loro almeno hanno pari mark to market di quello che valeva quel derivato lì. Quindi come fai a capire quanti soldi dovresti tenerti come margine per il margine che dovresti pagare? Società di consulenza ti dicono: ma guarda, i tassi di interesse possono variare secondo i nostri modelli al massimo di tot per cento, quindi tieniti. Insomma, quello che pensavano è che i tassi di interesse si sarebbero mossi molto lentamente. Arriva quest'anno, l'inflazione esplode, i tassi di interesse esplodono,
mettici dentro i vari primi ministri che sono passati qua con le loro idee, e quindi i tassi di interesse sono esplosi ancora di più, il valore di quei derivati è esploso, e sono, questi qua sono andati dalle società a dire: beh, adesso mi devi dare più margine, no? Certo. E nessuno aveva quei soldi. O il dettaglio ancora più è che alcuni avevano comprato praticamente degli ETF per fare questa struttura, e l'ETF non è che può andare da ogni singolo investitore a dire: mi devi dare i soldi. Certo. Praticamente l'ETF cosa fa? Riduce a quel punto l'esposizione ai derivati che ha, perché non può postare più in margine, quindi non sei più, se prima gli asset e liabilities erano uguali, adesso non sei più bilanciato. E ovviamente, cioè, i tassi vanno su, ti togli l'esposizione, i tassi scendono, e a quel punto lì, quando i tassi scendono, il valore dei tuoi debiti sale e il valore dei tuoi asset non sale più, perché tu il trade te l'hanno tolto. È lì che nasce il casino, perché poi... cioè, e questo è quello che è successo, insomma. E quindi, ancora, prendere e fare i trade a leva, perché comunque era leva, non sapere come gestire i margini, non sapere come costruire il portafoglio, perché poi tutto quello che questi consulenti avevano venduto era: ma no, guarda, tu puoi proteggerti da quel rischio mettendo in piedi questi derivati, e in realtà i soldi che tu hai da investire li investi in robe super illiquide, perché quelle cose lì in teoria ti danno più rendimento. Però nel momento in cui avevi la margin call, dovevi andare a prendere i soldi da vendere delle parte, cose quelle liquide, robe lì potevi vendere, e tutto è venuto giù. Quindi è un caso quello che è successo qua, ma cioè di casi simili, non legati magari a un fondo pensione, ma legati a una situazione diversa, sono successi e succederanno. Domanda di Cesare, non so. Buonasera, se possibile, si può chiedere a Nicola su un credit Lombard, un interesse Euribor un mese più 1,5, un buon tasso al giorno d'oggi per avere il prestito? È quello che fa Interactive Broker. Interactive Broker, ok. Più che altro. Cioè, Interactive Broker ti fa pagare l'1,50 su più il tasso ECB. Euribor mi sa che è un attimino più alto, però siamo lì. Sì, non l'1,50% è la banda più alta che ti fa pagare IB, quindi non sono proprio regalati, però in teoria ci dovresti stare dentro, perché lo faccio anch'io. Sto facendo io con IB, quindi tieni un po' le chiappe strette adesso, perché con i tassi che vanno su dipende da cosa, cioè da come li usi, no? Cioè prendi prestito, certo. Poi dipende da cosa investi. Certo, quando i soldi erano più o meno gratis, però diciamo che era un po' più facile operare, no? Oggi diventa un pochino più difficile. Quindi vabbè, questa, diciamo, del settore, diciamo, d'Inghilterra e del settore dei fondi pensieri, sicuramente una storia triste, o che comunque in cui vedremo un po' l'evoluzione, no? E quali saranno un po' anche le conseguenze sul medio termine, non so. E parlavamo prima della diretta, parlavamo anche della storia di FTX, e di questo exchange globale che è andato sostanzialmente è andato in Chapter 11, o comunque in bancarotta, in questi giorni, ieri probabilmente o l'altro giorno. Anche questa è un'altra storia, anche il mondo delle cripto, diciamo, che ci ha regalato, io non penso sia un epilogo, però non so come la vedi tu, ma ci ha regalato sicuramente un momento basso, diciamo, nella credibilità e anche nelle possibilità di sopravvivenza, ecco. Ma secondo me è una
È una cosa molto interessante. Adesso, al di là di, ovviamente, se vai a leggere, c'è tutta la parte di quelli che ha cripto uno scam, e quindi champagne, vedi, un altro che ha fallito, bla bla bla. Sì, non è un altro. Qua stiamo parlando di dimensioni importanti. È diverso soprattutto perché FTX la usavano persone per fare più arbitraggi, cioè loro erano molto famosi sui derivati, sulle cripto, per cui contratti perpetui, quelle robe lì. Sostanzialmente quelli che avevano poi l'esposizione maggiore, perché, non lo so, vendevano il perpetuo, compravano spot o viceversa, per chiudere quelle differenze lì. E come dicevamo, su quel trade lì ti aspetti di guadagnare il 10%, per cui per farlo diventare una roba meaningful ci metti, vai a leva almeno 2x, 3x, e quindi adesso che hanno perso tutto, veramente hanno perso tutto. Però appunto non è una roba completamente diversa dal tipo che si compra il Bitcoin e dice: guarda, non c'ho cazzi di star lì, prendere la chiave, mettermelo sul cold wallet. Sono due cose diverse. Cioè, non è che quelli che facevano questi arbitraggi qua erano per forza convinti a DeFi, TradeFi, funziona meglio, il dollaro non varrà più niente, quindi voglio comprare solo Bitcoin. È una cosa diversa. Però sicuramente una delle grandi spinte che c'era era il mondo istituzionale, no? Il discorso di dire: adesso passerà da me e te che lo facciamo a altri, e molto probabilmente in questo momento non ha, cioè, come fai ad andare in un comitato investimenti o qualcosa di analogo e dire: boh, sai che c'è, investiamo 5% in Bitcoin, perché la gente ti guarda e ti dice: ma sei matto. È lì dove secondo me hanno fatto 20 passi indietro. Poi non lo so, nel senso, nessuno sa se poi veramente sta roba qua in 10 anni prenderà piede o no. Però il mio punto di vista è sempre stato abbastanza possibilista, nel senso che è faith base, e se la gente ci crede, se si autorealizza semplicemente per quel motivo lì. Poi ovviamente da lì a andarci a leva a 3x perché ti vuoi comprare la Lamborghini, ne passa. E quello sì, sicuramente quel tipo di euforia, non so se torna, non penso tornerà più, no, quel tipo anche di, cioè, assenza di regolamentazione però io penso che, secondo me, l'evoluzione naturale sarà la regolamentazione, magari anche la sostituzione degli operatori da meno tradizionali a più tradizionali. Non lo so, questa è la mia visione. E non lo so, perché anche lì c'è, non so se sai, Ben Hunt scrive Epsilon Theory. Lui è stato uno che per tanto tempo comunque ci ha marciato sopra con questo discorso di Bitcoin trademark, nel senso che Bitcoin era praticamente, è passato da quello che era l'idea libertaria, certo, bla bla bla, a una versione di Bitcoin che è stata cooptata dal mondo tradizionale e che quindi non è più quello che doveva essere, avrebbe dovuto essere, non so nemmeno come metterla, però cioè, sicuramente nel momento in cui rientri in quel discorso lì, tante cose le perdi. Poi giustamente o no, il discorso è sempre, cioè, vuoi un recourse su quello che fai, nel senso, se io ti mando dei soldi e sbaglio a mandarteli,
vuoi vivere in un mondo dove quella transazione lì non si può cambiare più per niente al mondo, o vuoi vivere in un mondo dove dici, beh, no, aspetta un attimo, magari se ci sediamo a un tavolo riusciamo a metterci d'accordo, no? Fondamentalmente è quello, vuoi vivere in un mondo dove appunto ti devi tenere tu tutte le chiavi, le password, queste robe qui, o dove puoi dire, bah, mi fido di una Di qualcuno. banca, di un'istituzione, di qualcuno. Secondo me, e tornando a al discorso dell'Inghilterra, perché qua adesso sono i pazzi, quelli, basta petrolio, smetti tutto col petrolio, è piena Londra. Cioè, c'è tanta gente che ha quell'idea lì, no? Del tipo, boh, basta, tira una bella riga e cambiamo tutto. Il mondo è un po' più complicato di così. E quindi non so poi dove la bilancia si metterà, no? Tra queste due, Certo. queste cose sul cripto. Però, boh, vedremo. Qualcosa che c'è. Sicuramente tanta gente ci ha investito, quindi ci ha investito non Certo, in solo in conoscenza America. e in. Per cui non lo so, la vedo difficile che finisca Tecnologia. in nulla. Magari le cripto che ci sono adesso finiranno a zero e salterà fuori qualcosa di nuovo, però c'è un discorso di conoscenza su cui costruisci, no? Su quello che è stato Tecnologia, adesso. sicuramente. Sicuramente, però, se guardiamo siamo alla fine del 2022, ho riascoltato, prima di fare questa intervista, ho riascoltato un'intervista che hai fatto con Giorgio, con Mr. Rip, un anno fa. Era un mondo totalmente diverso, no? In cui vi interrogavate, ma arriverà mai una crisi? Cioè, cominceranno mai a scendere i mercati o continueranno sempre a salire? I bond valgono davvero zero, i 60-40 è un modello ormai desueto, cioè, è un'allocazione inefficiente, tutte cose che sono cambiate molto, no? Nella visione poi dopo in quest'anno, non che diceste cose, cioè, non affermavate cose sbagliate, no, al tempo, però era comunque sì, è cambiato totalmente il contesto di riferimento. Non so. Beh, vabbè, a parte il fatto che ho una memoria corta, forse anche per quello che scrivo le cose, perché poi almeno posso andare a Andare a rileggere. rivederle. Non mi ricordo esattamente cosa, ma al di Allora, là sì. di quello, sì, cioè, nel senso, il problema è anche, non lo so, il problema di quelli che fanno. No, niente di sbagliato comunque, Sì, no, no, non no, c'era no, ma immagino. un'affermazione, era semplicemente mi piacevano gli argomenti di cui parlavate perché appunto si parlava delle cripto, dell'euforia delle cripto e i mercati in effetti ai tempi, cioè tutti investivano in quello. Si parlava dei mercati che non scendevano mai e che continuavano a salire e oggi poi sono scesi. Si parlava di obbligazioni a zero, oggi non è esattamente quello il contesto. Tutto qua. No, no, ma poi Eravate nel molto senso saggi, di molto saggi. che saggi, penso, se siamo stati furbi era non prendere mai una posizione Sì. definitiva, perché poi il discorso è quello, che le cose ovviamente cambiano. Il problema è che nessuno sa mai quando cambiano, no? Cioè, quello che dicevo prima, se tu pensi a fare gli investimenti, che ne so, basati sulle valuation, il PI può andare a 20, 30, 40, a 50, a 60, chi lo sa dove si ferma, no? Questa volta si è fermato a 40 e rotti negli Stati Uniti. Sì, quella mi fa molto, cioè, quelle Quindi linee mi fanno non molto. puoi nemmeno andare e dire, perché magari quella roba lì continua come è continuata per anni e anni e anni, e adesso. Per il discorso dell'inflazione è venuto giù tutto. E per l'inflazione perché? Per quello che è successo durante la pandemia, perché non era nemmeno per i tassi bassi, perché i tassi bassi ci sono da 12 anni, cioè c'erano da 12 anni, no? Nel senso l'inflazione è scoppiata Certo.
l'aiuto fiscale è arrivato, non quando i tassi erano già bassi, no? E è quello che ha cambiato. Però io ti dico, cioè, sul discorso dell'inflazione, io mi ricordo di, cioè, leggevo dei blog nel 2002, nel 2003, e dicevano: ah, l'inflazione scoppia. È arrivato il momento, ma è arrivato 20 anni dopo che lo dicevano. Per cui anche lì, secondo me, è molto più interessante capire come sarà la dinamica da qua in avanti. E ci sono un paio di persone che secondo me hanno un'idea giusta, nel senso che probabilmente quello che vedremo adesso è più un su e giù. Se tu ci pensi, quando adesso alcuni, quello che stanno facendo in Italia, no? Nel senso, in Italia dice: ho un problema di inflazione perché i costi dell'energia sono saliti, allora faccio debito e do alle persone i soldi. Caso particolare, non lo so, il prezzo della benzina aumenta anziché lasciare il mercato, che quindi dice: ok, il prezzo della benzina aumenta, la gente usa meno la macchina e quindi scende. Loro, no, cosa fanno? Ti dicono: no, ti do più soldi per farti pagare. E quindi, cioè, quella politica lì aiuta solo l'inflazione. Sì, certo. E quindi molto probabilmente nel momento in cui arriva la recessione, iniziano a tagliare i tassi ancora, l'inflazione probabilmente scende perché la gente non c'ha bisogno, domanda. Cioè, ha perso il lavoro. Quindi l'inflazione scende, bram, dentro ancora con stimolo fiscale, tieni i soldi, e a quel punto lì riparte ancora l'inflazione e ci sarà questo ciclo. Poi tra un anno ci ritroveremo a parlare di sta roba qua e dire: oh, ti ricordi che hai detto quella roba lì, invece è stata una cazzata. Però secondo me è una delle teorie che hanno più senso, no? In realtà tante persone si aspettano: oh, l'inflazione va su, l'inflazione va giù, finisce tutto, torniamo a quello che è stato. Sì, era abbastanza... Lo vedi più così. E come muoversi in questa fase, secondo te? Di quali sono le novità che, diciamo, ci possiamo un attimo... Cioè, quali sono le cose da guardare? Cioè, rispetto a quando tutto andava bene, sai, era un pochino più facile, no? Saliva sempre a borsa fino a poco tempo fa, tutti sull'azionario, tutti tecnologici. Sul discorso dell'azionario, secondo me l'idea giusta è quella che, se prima c'era la Fed put, nel senso che ogni volta che scendeva ad un certo punto, poi la banca centrale tagliava i tassi e quindi li riportava su, e c'era un trend a salire, in questo momento probabilmente sarà solamente un trend orizzontale, che ti sembra orizzontale perché lo guardi in valori nominali, ma orizzontale, certo, con l'inflazione che sale o che comunque resta alta, in realtà in termini reali piano piano continui a scendere. E quindi anziché esserci la put, ci sarà un cap, perché l'hai visto quando il CPI è uscito a giovedì, la borsa è partita ancora, e il problema è quello, che c'è, cioè, nel senso, quello è quello che la banca centrale non vuole vedere. E quindi nel momento in cui metti che adesso io guardo S&P, ma l'S&P sale sopra 4.000-4.200, è lì dove vanno giù pesante, no? Nel senso, molto probabilmente la banca centrale tenta ancora di più di chiudere i rubinetti quando le azioni salgono, e quindi c'è un tetto per cui ogni volta che arriva lì e lo ritirano giù. Così. Dall'altro lato penso che forse
pian piano le obbligazioni ritorneranno a essere sexy, interessanti, perché uno, se negli ultimi 20 anni nessuno aveva più prezzato il rischio inflazione, adesso te lo devono prezzare, e quindi il tasso che ti becchi adesso in teoria dovrebbe avere dentro anche un premio più alto per l'inflazione futura. Okay. Quindi anche se sbagli le previsioni su come sarà, il buffer che ti danno, certo, dovrebbe essere un po' più alto. Ma una roba molto, a mio avviso, molto interessante, che se tu guardi, le uniche robe che hanno funzionato quest'anno sono CTAs, trend following, strategie che poi ovviamente in Europa non si possono comprare. Però c'è un ETF famoso, che è diventato famoso quest'anno perché è passato da un asset under management che non so, era qualche milione, adesso hanno forse un billion. Ed è uno degli ETF che ho nel portafoglio modello, adesso non mi ricordo neanche la sigla, DBMF, qualcosa del genere. Uh-huh. E quindi, secondo me, tutti, sì, cioè il trend following non ha funzionato per 20 anni, perché negli ultimi 20 anni non ha funzionato. Quest'anno è entrato e quindi, secondo me, un sacco di gente penserà, bond merda, quello funziona. Però sono delle strategie molto complicate e soprattutto delle strategie che dipendono da chi gestisce la strategia, che modelli usa, come li usa. E fondamentalmente, secondo me, c'è il rischio che comunque un sacco di soldi vadano a finire a qualcuno che magari ha performato semplicemente perché gli è andata bene e non perché aveva il modello migliore del mondo. E poi sta gente qua scoppia. E ad un certo punto magari ti rendi conto che alla fine bond erano una merda, però sai quello che compri. Perché alla fine il vantaggio è che è uno degli strumenti più semplici del mondo. Sì, quantomeno un minimo di garanzia ce l'hai, diciamo, che quantomeno sai quello che ti danno, la cedola che prendi, cioè il capitale finale che è assurdo, che ti viene restituito. E in questa fase di incertezza, diciamo che diventano ancora più interessanti, no? È un po' restituiscono. È un po' assurdo anche il fatto che appunto tutti in generale senti che i bond sono morti perché hanno perso il 20%. Beh, il problema è che è matematica lì, no? Nel senso, certo, dovevano essere morti quando erano al top, ma adesso che tu dici hanno perso il 20%, il prezzo va giù e lo yield va su, per cui certo, adesso ti danno molto più rendimento, no? Cioè, più scendono, più avrebbe senso investire, perché poi, cioè, se non defaultano, quello è il rendimento che ti porti a casa, cioè è scritto lì. Allora, c'è Tullio in chat che si sta scatenando, nel senso che dice: in merito all'andamento dell'inflazione sono parzialmente d'accordo, ma forse la state semplificando troppo. E dice: spiego, gli incentivi certo che fanno crescere l'inflazione, ma gli incentivi sono dati in percentuale molto bassa rispetto all'aumento dei prezzi. Prendete il metano, la bolletta è cresciuta almeno del doppio, ma gli aiuti dallo Stato, fra l'altro dati solo a una coorte di cittadini, sono poco più che palliativi. Incentivi del tipo 150 euro una tantum, quando la spesa per riscaldare la casa a nord viene stimata in più di 2000 euro. Tutto vero, anche le aziende comunque. Però bisogna vedere quanto poi effettivamente continueranno questi incentivi e come. Cioè, il discorso che ho in mente io è, sì, appunto, l'incentivo su la totalità, cioè il reddito di cittadinanza. È inflativo
per definizione. Cioè, è la somma di queste cose, no? Nel senso, se tu purtroppo, la realtà, purtroppo, e cinicamente, è che non... Se stiamo tutti meglio, l'unica cosa che succede è che i prezzi delle cose salgono. Perché non... E stiamo tutti allo stesso livello a cui stavamo prima. Non è che c'è tanto da girarci intorno. Per cui, nel momento in cui inizi a cioè, l'unico modo per progredire, adesso entriamo in temi, però è solo se la produttività aumenta, no? Se tu invece sganci soldi così, l'unica cosa che fai è... cioè il sistema si ribilancia con col discorso dell'inflazione. Poi vabbè, quello che sta succedendo in Europa poi è legato tanto al discorso dell'energia, politiche energetiche e quant'altro. Sì. Però il discorso che, cioè, quando lo Stato arriva e dice ti aiuto, è la politica fiscale quella che crea l'inflazione, non è tanto la politica monetaria, perché alla fine tutti dicevano, ah, stampi moneta, ci sarà inflazione, e non è successo. È lì da vedere. Ok. Vedremo, insomma, come si evolverà questa situazione, vedremo fra un anno, insomma, se avremo questi alti e bassi, se continuerà più che altro, se in qualche modo invece magari ci sorprenderanno e torneremo all'inflazione al 2%, che cioè, quella tanto auspicata, non so, dai capi delle banche centrali, non penso neanche io, so che sarà un momento... secondo me è un tema molto interessante, no? Interessante perché secondo me non c'è nessuno che ha un'idea, giustamente, che ha un'idea di come andrà a finire, no? Però ci sono varie teorie, cioè il discorso del cambiamento climatico è inflativo di per sé, perché tu praticamente dici non uso più una centrale a carbone che comunque è lì e funzionerebbe, e devo costruirne un'altra in un altro modo. Per ogni... non puoi sostituirla uno a uno, il solare col carbone, perché quando non c'è il sole tu comunque la luce la vuoi accendere, no? Quindi devi creare molta più capacità, e devi creare capacità in... non solo in esubero, ma anche da diverse fonti. Non è che possiamo passare tutti al solare, no? È per quello che in teoria il nucleare è l'unica cosa che ti darebbe quella possibilità che adesso fanno col gas, no? Di accendere la centrale a gas quando hai il picco di domanda, perché il solare e l'eolico non vanno. Però quello appunto è inflativo di per sé, per cui se tu ci pensi, quel discorso lì dovrebbe comunque portarti a un livello di inflazione più alto. La deglobalizzazione è inflativo, per cui e comunque sono processi che non è che li cambi così dall'oggi al domani, e per quello che la teoria è che ci siano questi cicli, perché appunto prima che tutto il sistema si riaggiusti, ce ne passa. Sì, almeno di, non lo so, almeno di una depressione, cioè di una crisi molto forte, no? Lato poi dell'economia reale, cioè dei consumi, cioè della domanda. No, ma il discorso è che la crisi comunque non è che ti risolve il problema del fatto che hai troppe centrali a carbone. No, io parlavo centrali nucleari, no? Quindi la crisi ti porta giù l'inflazione, però ad un certo punto il sistema riparte, e a quel punto lì ti riparte lì pure l'inflazione, mentre in passato l'economia ripartiva ma l'inflazione rimaneva più o meno stabile, perché la Cina comunque faceva un effetto da tirare giù. Vediamo cosa succede. È sicuramente un tema che ci appassiona. Ma vediamo un po' i tuoi investimenti, a come investi tu. Diciamo che hai un
sicuramente un approccio interessante. Non ti vedo più. Poi. Eccoti qua. È un approccio interessante, no? Che racconti sul tuo blog. Bah, sì, io ero partito più di 20 anni fa con l'idea, beh, cosa ci vuole, no? Facciamo trading e portiamo la casa così, per poi capire che in realtà è un po' più complicato la situazione. E in questo momento mi sto focalizzando molto più sulla asset allocation, chiamiamola così, e quindi costruire un portafoglio in cui magari vari elementi siano non correlati, e quindi quando se le azioni vanno su, è il classico tema del 60-40, ma un attimino più avanzato, che può essere, che ne so, il discorso del all weather, quelle tipologie di portafogli, e niente, quindi garantire un po' più una, questi elementi si compensino a vicenda e generino comunque un ritorno atteso positivo, con tutti i problemi del caso, nel senso che comunque le correlazioni vanno un po' a destra e a sinistra, e come dicevamo prima, il fatto che nel momento in cui esci dal discorso bond e azioni, dove in teoria puoi prendere il beta del mercato, lo puoi prendere, no? Sai quello, cioè se io compro S&P 500 è una buona proxy per il beta delle azioni. Certo. Sull'obbligazione già un po' più complicato, però comunque c'è. Su altre strategie è molto più difficile, quindi anche devi andare un attimino più dentro a capire, ok, come viene gestito questo prodotto, da chi viene gestito, piuttosto che magari ottimizzare su un prodotto, ne prendi 3 o 4 che hanno la stessa filosofia, ma almeno diversifichi del rischio pure all'interno di quella categoria. E niente, questo è quello che... quindi così creare anche dei portafogli con ETF. Usi anche la leva, giusto, nel tuo investimento. Questo magari è un po' quello che differenzia, diciamo, te da altri investitori. Cioè, il discorso della leva... Il discorso della leva è, secondo me, interessante, perché... Ecco, prendi l'esempio dell'all weather, che penso magari sia l'esempio più comune. Cosa succede? Che mettendo insieme le componenti senza leva ottieni sì un rendimento abbastanza costante, ma quel rendimento lì è un po', tra virgolette, un po' troppo basso. Il discorso della leva è che ti permette di, ovviamente aumenti la volatilità, ma ti permette di aumentare il rendimento in maniera più che proporzionale. L'obiettivo è avere un rendimento molto basso, sostanzialmente con la leva lo riesci a moltiplicare, quindi teoricamente, giusto? Sì, cioè, sto un attimino banalizzando il concetto, però il discorso, che ne so, se tu prendi... Cioè, l'obiettivo sarebbe avere un portafoglio che funzioni in ogni situazione, comunque garantendo magari un rendimento non altissimo, ma un rendimento decente, e però con la leva riuscire a massimizzare, amplificare questo rendimento. Sì, tutto nasce dal risk adjusted return, no? Like, quindi se tu prendi le azioni, come modello di risk adjusted prendi Sharpe ratio, anche se
problema dello Sharpe ratio è che prende la volatilità positiva e negativa allo stesso modo. Però okay, diciamo che hai un modo per capire la volatilità negativa, hai una metrica che ti dà la volatilità negativa e quindi ti dice, ok, quanto rendimento prendo per il livello di rischio che mi sto assumendo. Mm-hmm. Quindi se tu guardi le azioni ti danno cosa? In media 10% anno col 20% di volatilità e quindi hai uno Sharpe di 0.5. Mm-hmm. L'all weather ti dà uno Sharpe più alto, però il problema è che ti dà anche un rendimento del 4% all'anno. Quindi se tu praticamente aggiungi la leva, il rischio ti risale, ad esempio, ti prendi lo stesso 20% di volatilità che avresti con le azioni, ma il rendimento che hai è il 12%, che ne so, il 13%, per cui okay, proporzionalmente è più alto. È quello il discorso, cioè nel senso che purtroppo senza leva il rendimento che ti porti a casa è troppo basso rispetto a come vorresti che il tuo capitale crescesse nel futuro. E funziona anche in questa fase, diciamo. Anche quando aumenta il costo, diciamo, della... Nel lungo periodo sì, perché alla fine il costo del denaro è una proxy dell'inflazione, ma solitamente è minore del tasso di inflazione. Per cui se azioni, bond nel lungo periodo ti danno un ritorno reale, mm-hmm, se usi la leva riesci per ogni singolo componente a portarti a casa un ritorno positivo che non tiene conto del fatto che poi in teoria avresti tra virgolette un bonus dal fatto che tu non è che stai investendo solo in azioni, solo in obbligazioni, solo ma il tuo portafoglio, il valore del mettere insieme quegli asset in quella maniera lì ti crea un ritorno addizionale, un ritorno addizionale per il rischio che prendi. Comunque sì, cioè ovviamente in questo momento qua, se tu hai i tassi che vanno su e le obbligazioni che vengono giù, le obbligazioni che avevi preso un anno fa sono a meno 20 più il costo della leva sei a meno 25, toh. Cioè non è che nel breve periodo ci sono dei momenti in cui non, ovviamente non funziona. Cioè, paghi di più. La leva è un amplificatore. Cioè, se il tuo portafoglio faceva più 4, stai facendo più 6, se faceva meno 4, fai meno 6. Ok. E perché, diciamo, cioè prendere dei soldi, diciamo, in prestito e andare a investire piuttosto che usare quegli ETF che sono già, diciamo, 2x, 3x, per la domanda? Lì è diverso perché, cioè, sarebbe la stessa cosa. C'è avevo trovato un altro blog di un tipo che aveva fatto questa ricerca, aveva praticamente ricreato il 60-40 ma usando il 3x di leva sull'azionario e il 3x di leva sull'obbligazionario. Ti fa vedere come effettivamente anche se tu hai un 3x di leva faceva più 5 alla fine nel lungo periodo. Quegli ETF lì cosa fanno? Riaggiustano la leva ogni giorno. Mentre se tu vai a leva su IB, ad esempio, tu setti la tua leva oggi. Certo. E se il mercato sale, praticamente tu hai meno leva, perché il valore delle tue liabilities resta costante, i tuoi asset aumentano,
se fai asset diviso liabilities, la tua leva è minore. Certo. Gli ETF lì riaggiustano quella cosa lì ogni giorno, per cui è come se ogni giorno, se il mercato sale, tu aggiungi leva, e se il mercato scende, cioè aggiungono posizioni per mantenere la leva costante, se il mercato scende tolgono posizioni per mantenere la leva costante. E poi vabbè, il problema è che in teoria se tu compri un asset che va solo in orizzontale, tu la leva l'aumenti quando il mercato è su, la diminuisci quando il mercato è giù, e quindi continua a pagare, perché praticamente compri alto, certo, e vendi basso. Però se compri un asset che ha un'aspettativa positiva di crescita, quegli ETF lì ti aiutano semplicemente ad avere ancora più ritorno rispetto a... se poi vuoi ritornare al caso di IB, in teoria dovresti ribilanciare il portafoglio ogni volta. Nel senso, okay, se tu vuoi sempre mantenerlo tipo a 60-40, anche se hai i due portafogli a leva, devi molto più frequentemente ribilanciarti a 60-40. Se ti ribilanci a 60-40 costantemente, quindi paghi commissioni e quant'altro, spread, però è uguale come avere la leva, cioè prendere a prestito e poi investire negli ETF normali. No, però è molto interessante questo approccio. Insomma, non è banale, no? Nel senso che ci sei arrivato probabilmente negli anni, quindi non è difficile iniziare così, sicuramente. Sì, ecco, non è, sicuramente non è una roba che dici, boh, inizio oggi. Non fate oggi, la casa, arrivare, diciamo. E comunque è abbastanza complicato da gestire, proprio perché, come ho detto, quando il mercato sale, la tua leva decresce, e quindi devi stabilire delle regole per cui quando ti rimetti a leva, e quando il mercato scende, poi rischi che delle volte l'IB arriva e dice, oh, mi devi dei soldi, quindi o metti dentro i soldi o ti vendo quello che hai, per cui la devi sempre gestire. Immagino che la setti in una maniera, cioè immagino che per esempio nel tuo caso tu sia molto basso, cioè la leva sia comunque contenuta, no? Non penso tu sia mai arrivato a quella... No, la devi gestire nella maniera in cui sai che il problema della margin call c'è, e se quelli lì ti chiamano, tu i soldi li devi avere. E quindi è l'altro discorso da come gestisci quel margine, no? Perché se tu sai che che ne so, il problema che pensavo con quelli di Incassaforte, non so se il podcast, certo, se lo segui, no? Quando dicono, ma io c'ho questo cuscinetto di cassa di fianco, e quando il mercato scende del 10% compro un po' di più, quando scende del 20% compro ancora di più, e se la senti così dici, cazzo, è una strategia che non puoi perdere, no? In realtà il problema è che quando tieni quel cuscinetto di cassa via ha un costo opportunità, e quindi è come gestisci quel cuscinetto, perché poi quel cuscinetto in teoria fa parte di tutto il portafoglio, è solo una roba mentale che tu dici, no, io lo porto, l'ho messo di fianco, per cui quando il mercato sale il mio ritorno è solo del portafoglio che ho investito in azioni, ad esempio. Quando il mercato scende, ho del cash da buttarci dentro. In realtà il cash è sempre lì e dovrebbe essere parte dei tuoi ritorni. Nel rendimento totale, Non è che dico a priori la strategia è giusta o sbagliata, però devi essere consistente nel fatto che quel cash lì deve essere sempre parte della tua strategia, non che a volte lo conti, a volte non lo conti. E non è un problema banale da risolvere, questo. Eh sì, non è neanche banale la contabilità dei propri investimenti, nel senso che, come dici tu,
cioè, a volte ci raccontiamo delle storie che non sono poi... Che non e non sono è che voglio venire qua a fare il maestro, cioè nel senso le cazzate, gli errori e tutto, li faccio tutti i giorni, per cui non è che voglio mettermi sul piedistallo. No, prendo degli esempi perché così... Li ascolti e capisci dove sta la fallacia logica, ma ci sta, cioè nel senso che sicuramente tu hai ragionato molto di più di tanti altri e quindi vedi gli errori laddove gli altri magari non vedono gli errori o i rischi o quello che poi, è laddove per magari carità, io cioè lo dico errore, ma errore sì, è loose, no? Perché poi fondamentalmente quello che conta è che e che quella strategia funzioni per te. Se funziona, è la strategia perfetta, no? Non c'è errore. È solamente il discorso di pensare che... quello è, cioè, per gli investitori istituzionali è il trick che quelli di private equity o venture capital usano, no? Quando ti calcolano i rendimenti, li calcolano... Praticamente se tu vuoi investire in un fondo di venture capital, loro ti dicono, ok, tu investi 1 milione, ma non è che gli mandi 1 milione oggi, certo. Perché loro non lo investono tutto oggi. Loro ti dicono, ok, io ho 1 anno di tempo per investire quel 1 milione lì. E i loro rendimenti li calcolano solo quando ti chiamano per dargli soldi. Certo. E poi il rendimento finisce quando loro te li ridanno indietro i soldi. Il problema è che tu per 1 anno intero, ad esempio, devi tenerti quel 1 milione lì in cash, perché loro ti possono chiedere quello che... Per cui se tu il rendimento lo calcoli tenendo conto del fatto che ti sei tenuto 1 milione libero anziché averlo investito da altre parti, il tuo rendimento reale è più basso, a volte è molto più basso di quello che ti dicono. Ed è la stessa roba che succede qua. Per cui non è che è giusto o sbagliato, però... A volte la gente pensa, ho fatto più 20, in realtà no, ho fatto un po' meno. Sì, sì, certo. È interessante questa cosa anche del private equity, che con i rendimenti, diciamo che giustamente se c'è del capitale impegnato, in generale, a volte... Poi siamo abituati a pensare che è così, che la liquidità non abbia un costo, in realtà, come dici tu, ha il costo opportunità del fatto di lasciarla lì e aspettare di investirla. No, molto interessante. Abbiamo argomenti più leggeri, altri blog che leggi. Parlavamo del blog di Finanza Caffona, un blog italiano abbastanza divertente, soprattutto nei toni spesso scanzonati, però è molto, molto intelligente, direi, Vittorio. Secondo me, a parte il fatto che vabbè, leggo un sacco di cose, ma sono 99% delle robe che leggo sono in inglese o di autori inglesi. Però secondo me lui ha trovato, per come dicevamo, cioè quello è una roba che io non riuscirei mai a scrivere, e secondo me lui ha trovato l'angolo giusto con cui scriverla, con cui approcciare quell'argomento. E poi ha anche delle idee, cioè quando si è messo a intervistare le tizie di OnlyFans, cioè sono buoni contenuti, cioè da content creator, dal mio lato posso solo, non so, dire chapeau, nel senso che a volte ovviamente tu, cioè quando lo vedi dici, oh cazzo, bella idea, no? Però il problema è che non l'ho mai avuto io quell'idea, no? In questo senso qua. Poi mi fa ridere perché un po' di tempo fa un mio amico doveva andare in Islanda e mi ha chiesto ma cosa dovrei fare, Revolut, dovrei fare Curve, no, si chiama Curve, c'è un altro sistema con e quindi gli ho detto ma guarda, senti, vai su Finanza Caffona, lui ha fatto degli articoli dove ti spiega benissimo. Questo mio amico è andato e gli avevo detto fai Revolut perché funziona benissimo. Mi fa, cazzo, ma sono andato a vedere e lui dice che Revolut è uno scam. Ho detto, sì, vabbè, però lascia stare quella parte lì. Ma no, comunque sì, secondo me in Italia scrive bene. Scrive molto bene. Altri blog invece che ci consigli o comunque siti che leggi tu, anche più...
Inglesi, inglesi o comunque anglosassone. No, adesso sono andato in Rabbit Hole con Moon Tower, si chiama, Substack, quindi è moontower.substack.com. È un tizio che faceva il trader da uno di quei high frequency traders sulle opzioni. E poi adesso ha mollato e sta scrivendo, non lo so, vive la sua vita da papà. Ed è uno molto, molto, molto in gamba. Quindi tra lui e i due di Pirates of Finance, Corey Hostin e Jason Buck, sono i tre che secondo me, cioè, sono a un livello abbastanza alto, per cui non è proprio, Non è leggera come, cioè, è se non, approfondimento. eh, se non se, cioè, tante robe ovviamente loro le danno per scontate, quindi non è una roba da Neofiti. principianti, diciamo, però Aiutano a crescere. sì, sono le cose che ascolto, guardo più volentieri. Poi c'è quei due dell'inflazione, uno si chiama Cem Kazan, mi sa, non ha niente di suo, ma va ospite in giro. Mi sa che si chiama Top Traders Unplugged, è un podcast dove a volte partecipa come ospite. Secondo me è molto, molto intelligente. E poi boh, penso il top sia Matt Levine, che scrive su Bloomberg Opinion. Vabbè, lui è geniale, non lo so come metterlo, però purtroppo adesso lui scrive praticamente tutti i giorni, adesso non ho proprio il tempo per leggerlo tutte le volte, però ad esempio se vuoi capire quello che è successo su FTX, Matley dice. sì, pur scrivendo su Bloomberg, Matley se no Amato. lo puoi leggere gratis, o ti devi iscrivere alla newsletter e ti arrivano gratis sulla posta. Ah, ok. Still looking for money. Stanno cercando ancora soldi questi. Sì, c'è un articolo del 10 novembre. Sì, però sicuramente sta scrivendo sugli argomenti. No, perché poi lui era andato, aveva fatto Troppo sole a Londra. uno dei podcast di Bloomberg si chiama Odd Lots. E avevano fatto una puntata poco tempo fa dove c'era lui, i due host del podcast e SBF, che era andato lì appena prima che Luna scoppiasse. Sì, che E quello ha SBF portato. era andato lì dicendo: sì, ma questi sono tutti, com'è che li chiamava? Scammers. Non money box, ma magic box, no? Tipo, creo questa magic box e poi metto dentro dei soldi e tiro fuori dei soldi. Aveva praticamente smontato tutto il discorso delle cripto e poi ha fatto la fine che ha fatto. Beh, è sempre così un po', no? Diciamo, quando denigri qualcosa, poi alla fine spesso succede che. Beh, lui denigrava pur essendo diventato temporaneamente miliardario con la stessa roba che lui Sì, denigrava, quindi era infatti. quello che faceva ridere, nel senso che Però non te diciamo che l'aspettavi da lui e ok, sicuramente ma non ne ti sta. aspettavi che. Sì. Lo stavo leggendo, mi stavo informando su Matt Levine che diceva sì, la mia newsletter è ancora gratis. Twitter è diventato Twitter per te, immagino che, perché nel mondo finanza personale, diciamo estero, Twitter è sempre stato un po' il modo per leggere, per informarsi. In Italia non è usatissimo, però devo dire che
giusto? Immagino che tu invece sia... Sì, funziona, secondo me funziona benissimo. Spero che non... Vedremo cosa succederà. Spero veramente che non lo tirino giù. Però effettivamente un sacco di gente è talmente legata che... Sì, sì. Non penso che se ne andranno. Ma bisogna solo capire se effettivamente... Adesso sta cercando soldi, mi sembra, per finanziare l'acquisizione. Quindi sta vendendo azioni Tesla anche lì. Non so cosa succederà, vedremo. Vedremo se anche, anche quella è una storia interessante, no? Sì. Cioè, valutazioni un po' importanti di azienda che boh, sì, non si capisce esattamente se lì il valore, a volte il valore e i prezzi si discostano un po', però boh, non so, non, come dicevi tu, finché qualcuno ci crede alla fine il valore e è anche poi, quello. Se tu guardi ai fondamentali delle teorie economiche, poi comunque c'è sempre cioè il valore di un qualsiasi cosa lo può trattenere la società che lo crea o lo può avere il consumatore, no? C'è sempre certo. Questo contrasto. In quel caso lì Twitter è 100% valore per l'utente e 0% valore per la società, che uno dice se non sei azionista è il migliore dei mondi possibili, forse pure per questo che Twitter ha funzionato così bene fino ad oggi. Bene, vedremo dai come andrà a finire e cosa succederà fra un anno. Sicuramente sono anni intensi questi, sono anni in cui mi sembra di si è un po' velocizzata tutta la questione, si è velocizzato un po' tutto, ma in tutto, quindi probabilmente i nostri genitori non avrebbero avuto degli anni così, o forse sì, non lo so, degli anni in cui cambiava così rapidamente il mondo. Vedremo come dove sarà fra un anno, se ci ritroveremo, Nicola, se hai voglia ancora di venirci. Magari bere veramente una birretta insieme, quelli in Inghilterra, la birra, magari non ti piace, non so. Sì. No, ci ho pensato e poi però ancora una flebile speranza di poter andare in palestra più tardi e quindi ho detto... Vabbè, a quest'ora non l'avrei bevuta. Alcol, no, io ormai non ho più orari, per cui... Vabbè, quei figli. Ah, quindi vai in palestra, grande, bravo. Sì, quando riesco, quando il boss, mia moglie, mi lascia. Sì, i figli sono impegnativi. Bene, ne connesso qualcosa. Che dire, grazie ancora, grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti, grazie a Tullio, grazie a Cesare, a VR, insomma a tutti. Grazie, a presto. Grazie a te per l'opportunità. Grazie Nicola. Ciao.